Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping. Ho fatto il primo giro di saldi, dico il primo giro perché poi ho intenzione di comprare altre cose in altri negozi, perché comunque mi servono delle maglie, mi servono dei jeans, mi serve una borsa, quindi devo andare a comprare altre cose. Però in questo primo giro ho preso quelle due o tre cose che hanno attirato la mia attenzione e volevo condividerle con voi. La prima tappa è stata da Golden Point, dove ho preso questa maglia nera a pois dorati. Questa è una maglia trasparente che ha il colletto, quindi è anche abbastanza rifinita, è molto leggera, quindi credo che andrà bene più in primavera, sicuramente non adesso, però insomma mi piaceva e l'ho comprata. Ha l'elastico in vita e ha le maniche fatte in questo modo, ha l'elastico sul polso e poi la manica rimane praticamente svasata, un pochino più larga, con uno spacco qui fatto in questo modo. Questa è una maglia che davvero mi ha colpita subito, anche se aveva un piccolo difetto per quanto mi riguarda, ossia il modello vestiva veramente troppo largo. Nonostante questa sia una S, era larghissima. Io è vero che ho un girovita molto sottile, quindi è difficile per me trovare delle cose che non siano larghe, però mi piaceva talmente tanto che ho deciso di prenderla e di modificarla. Adesso la vedete già nella versione modificata, ovviamente rimane più larga come modello, però almeno così non ci navigo dentro ed è abbastanza di misura, diciamo. Quindi l'ho ripresa un pochino sui fianchi, poi ho lasciato l'elastico in fondo, però in questo modo diciamo che si adatta meglio al mio corpo. Poi ho preso un maglione di lana in un altro negozio, mi piaceva molto perché è nero, però ha questi brillantini, quindi diciamo che rimane un pochino più elegante, pur essendo un maglione caldo, un maglione di lana, comunque ha questa caratteristica che ne fa un capo leggermente più elegante. Ha un girocollo molto semplice, in fondo ha questo elastico, poi anche sui polsi ha l'elastico a costine e poi rimane tutto lavorato a treccia. Vedete, è una lavorazione fatta così. Anche questo davvero mi ha subito colpita nella sua semplicità, mi ha colpita perché è molto morbido, molto caldo e quindi insomma me lo sono comprata. Poi ho preso una cosa utile che è l'accappatoio, cerco di farvelo vedere, però nell'inquadratura è difficile farcelo stare. Mi ha colpito il colore, mi è piaciuto molto questo colore, ma soprattutto avevo bisogno di un accappatoio perché quello che avevo prima si è completamente scucito su un fianco, si è aperto. Io non so come sia potuto succedere, ma è successo. E quindi negli ultimi giorni sono stata costretta ad utilizzare un asciugamano un po' più grande anziché l'accappatoio, però insomma mi serviva comunque un accappatoio. È classico, ha il cappuccio, la cintura, l'unica caratteristica che ha è che è leggermente più corto, arriva appena sopra il ginocchio, ma l'ho preso così per scelta perché a me gli accappatoi troppo lunghi non piacciono, preferisco che sia leggermente più corto. E l'ultimo acquisto che ho fatto sono state le scarpe. Vi faccio vedere la scarpa da vicino, è fatta così, ha la cerniera qua laterale, quindi dalla parte della caviglia diciamo che è un pochino più alta, poi al tacco, che è un tacco abbastanza basso, la punta e questa bellissima lavorazione con questi fiori che la rende sicuramente una scarpa un pochino particolare, sicuramente non è una scarpa semplice, è molto lavorata, però è proprio questa la ragione per cui mi ha colpita così tanto. Dovete sapere che io sono molto più estrosa di quello che appare in video, perché magari per chi mi vede così, semplicemente a parlare per 10 minuti, può non averne troppo la percezione, ma vi assicuro che io sono una persona abbastanza estrosa, abbastanza appariscente e le cose di quel genere lì mi colpiscono e mi piacciono. Comunque questi sono i miei acquisti per il momento, perché come vi dicevo ho intenzione di fare un altro giro, infatti adesso avete visto poche cose perché comunque ho nei miei progetti di shopping altri negozi da andare a vedere. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato anche voi delle offerte che vi hanno dato soddisfazione con i saldi. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.